Normalmente io ucciderei per mettere piede qui dentro. E tu cercheresti di tenermi fuori. E dico cercheresti perché alla tua ultima festa per il Super Bowl a cui non sono stato invitato, ho avuto la fortuna di riuscire a vedere il secondo tempo proprio da lì. Ero il fattorino barbuto della pizza a domicilio che ha invitato a entrare perché ho detto che ero un fan di Jerome Bettis, chiunque diavolo sia. Comunque ho cercato di convincermi che la ragione per cui non sono venuto qui prima è che ti sei presentato ubriaco al lavoro. Ma non è per questo. Io avevo paura. Credo che dopo tutto questo tempo io ti veda ancora come il grande supereroe che mi tira sempre fuori da qualsiasi guaio. Ne avevo bisogno. Lascia che ti racconti una storia. Inizia ogni mattina alle 5, l'ora in cui tu ti stai facendo la messa in piega per venire al lavoro, quando a un certo punto vengo svegliato da un tremendo suono. E forse un gatto sventrato con un coltello da pescatore? No, è mio figlio. Ha fame ed è talmente pieno di cacca che sto pensando che dovrei assumere uno stalliere. Ma vado avanti e mi do da fare perché lo adoro e... Oh, caspita, mi conosci. Sono filantropo e... Corro in ospedale dove la mia coppa è ricolma sia di colleghi di qualità come te, per esempio, che di qualcosa come un autobus nell'ora di punta pieno di malati. Ma per la miseria, mi pagano più o meno quanto uno che spacca sassi con un sasso e lavoro solo 300 o 400 ore a settimana, quindi in fondo non posso davvero lamentarmi. E poi me ne vado a casa, dove mi accoglie il sottile aroma di vomito infantile in una casa che di solito odorava di... Niente. Allora perché l'ho fatto? Potrei dare 1 milione di risposte, tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Sai cosa mi sembri con la tua borsetta pulita e le scarpette a buon prezzo? Mi sembri una campagnola. Un'energica campagnola ripulita con poco gusto. Sei stata nutrita bene e questo ha allungato le tue ossa, ma non ti sei spinta più in là di una generazione rispetto ai rifiuti umani da cui provieni, vero? E quell'accento che hai tentato così disperatamente di perdere, pura Virginia occidentale. Che fa tuo padre? Fa il minatore? Puzza ancora di lampada a petrolio? So come ti hanno scoperta in fretta i ragazzi, tutti quei noiosi, puzzolenti palpeggiamenti sui sedili posteriori delle macchine, mentre tu avevi un solo sogno, andartene via, cercare qualunque cosa ti desse la possibilità di arrivare all'FBI. Sai che leggevo la Bibbia tutte le sere, e tutte le sere io pensavo a te. Il tuo ombelico è una coppa rotonda dove non manca mai il vino. Il tuo ventre è un mucchio di grano circondato da cigni. Le tue mammelle sono grappoli d'uva. Il tuo respiro ha il profumo delicato delle mele. Nessuno t'amerà mai come t'ho amato io. Ah, che begli stronzi, eh? Ok. Come volete. Io metto su un caso contro ognuno di voi. Eh? Non ve la cavate così. Jake! Pensate di poter fare questo a me? Vi ritroverete tutti a giocare a basket nella prigione di Pelican Bay quando avrò finito con voi. A cucire le scarpe, negri! 23 ore sotto chiave! Sono onnipotente in questo posto! Io vi muro tutti vivi, ma con chi cazzo credete di avere a che fare? Io sono la polizia! Io comando qui! Voi ci vivete e basta! Bravi, andatevene via che è meglio! Andatevene via che sto per distruggere questa merda di quartiere!
King Kong! Non è un cazzo in confronto a me! Ora sono anni che dico questa cazzata. E se la sentivi, significava che eri fatto. Non mi sono mai chiesto cosa volesse dire. Pensavo che fosse una stronzata da dire a sangue freddo a un figlio di puttana prima di sparargli. Ma stamattina ho visto una cosa che mi ha fatto riflettere. Vedi, adesso penso. Magari vuol dire che tu sei l'uomo malvagio e io sono l'uomo timorato. E il signor 9 mm qui, lui è il pastore che protegge il mio timorato sedere nella valle delle tenebre. O può voler dire che tu sei l'uomo timorato e io sono il pastore. Ed è il mondo ad essere malvagio ed egoista, forse. Questo mi piacerebbe. Ma questa cosa non è la verità. La verità è che tu sei il debole e io sono la tirannia degli uomini malvagi. Ma ci sto provando, Ringo. Ci sto provando con grande fatica a diventare il pastore. Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. Quale verità? Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Come fai a sopportarlo? Cosa? Ho detto, come fai a sopportarlo? Sopportare che? Che quel figlio di puttana respiri la tua stessa aria, che la faccia sempre franca. L'idea non ti tormenta? Sì. E non vuoi che smetta di tormentarti? Altro che. Io l'ammazzerei. Gli sparerei in faccia. L'ammazzerei come un cane. Che cosa mi stai dicendo di fare? Niente, ti dico quello che farei io. Tu lo faresti? Quello stronzo non merita di vivere. Basta che non ti fai trovare sul luogo del delitto con la pistola fumante in mano e la fai franca. Clarence, tu mi sei simpatico. Mi sei sempre piaciuto e mi piacerai sempre. L'umanità, oggi, questa parola dovrebbe assumere un nuovo significato per tutti noi. Non possiamo più essere consumati da diversità insignificanti. Saremo uniti dal nostro comune interesse. Può darsi sia destino che oggi sia il 4 luglio. E ancora una volta combatterete per la nostra libertà. Non dalla tirannia, dall'oppressione o dalla persecuzione, ma dall'annientamento. Combattiamo per il nostro diritto di vivere, di esistere. E se dovessimo risultare vincenti, il 4 luglio non sarà più ricordato solo come una festa americana, ma come il giorno in cui il mondo con una sola voce ha dichiarato: noi non ce ne andremo in silenzio nella notte. Noi non ci arrenderemo senza combattere. Noi continueremo a vivere. Noi sopravviveremo. Oggi festeggiamo il nostro giorno dell'indipendenza.